Ciao a tutti ragazzi, rieccoci in questo quarto episodio di Tecnologia 2.0. Allora, in questa puntata andremo prima di tutto ad aggiungere una tramoggia o una hopper, come volete chiamarla, al polverizer, che facciamo subito. Eccola qui. Allora, chest wrench 5 plate, non dovrebbe essere difficile. La wrench la facciamo con i refined iron, che però non ci sono più, quindi devo vedere un attimo. Ferro normale, ok. Ah sì, 7 ferro, giusti giusti. Perfetto, abbiamo l'iron branch, ora ci servono le piastre in ferro. Beh, direi, dato che ci servono molte piastre, potrei anche fare una rolling machine. Non sarebbe una cattiva idea. Vediamo se la Thermal Expansion ha integrato un macchinario che fa le piastre. No, pare di no. No, col cavolo. Vabbè. Dicevo, facciamo questa rolling machine, intanto ci stiamo. Ah, sì, ci servirebbe del legno più che altro. Sento rumore di ragno, dov'è? Bravo. Ottima mossa, complimenti. Perfetto. Speravo ci fosse più legno, ma vabbè, ci accontentiamo. Ok, le tavole ce le abbiamo. Cobblestone, redstone 4, il ferro ce l'abbiamo. Ecco qua i nostri pistoni. Poi al centro serve una... No, no, ci credo, finito di nuovo il legno. Serve una crafting. Oh, e tu? Che fai qua? Bravo. Un altro sveglione. Questi NPC. Ok. Direi che ci servirà anche un sawmill, perché sto sprecando veramente troppo legno. Ah, ci serve una crafting. Pistoni. E ferro. Ecco la nostra rolling machine. La questione è che per me non va con gli RF. Invece sì. Va con gli RF, complimenti. Complimenti per la compatibilità. Ok, ci servono quante opere? Ho detto 2, quindi ci servono 5 e 10. Quindi così dovrebbe andare bene. Poi al centro ci andavano 2 chest. Ho finito di nuovo il legno. Posso mettere quella laggiù. Questa è troppo grande, tanto tutti questi minerali non ce li ho. Appunto. Ok. La rolling machine, ricordatevi sempre di staccarla, perché consuma anche quando è spenta. Già, bello schifo. Cesta al centro e branch. E abbiamo anche le hopper. Adesso faremo in questo modo, guardate che cosa carina, eh? Così e così. Questa hopper è collegata a quella e quella è collegata al polverizer. E mettiamo l'input nello stesso modo in cui abbiamo fatto con la fornace nella puntata scorsa, a destra, perché la hopper viene da destra. E adesso io prendo un qualunque minerale, anzi tutti i minerali. Al galena no, galena non ci interessa per ora. Li prendo e li metto nella prima hopper. Andranno prima nella hopper di là e poi dentro il polverizer direttamente. Eccolo qui. Allora, passiamo questa roba che ho raccolto di fuori, che non ci serve. Le piastre le mettiamo qui. Con queste tre io ci faccio un altro secchio.
che qui stiamo a corto di acqua. Li metto qua sopra e tutti i minerali cotti li porto di qua. Mi sembra di vedere qualche... no, sì, nickel. Qui abbiamo, ok, altro carburante da mettere nell'engine, che è finita l'acqua, immaginavo. Appunto, ho preso i secchi, le frecce a posto e andiamo a prendere la nostra acqua. Vedete quanto è utile l'acqua? Bisogna anche gestirla, perché qua durerà poco sta acqua se continuo questo passo. Ok, tutto operativo, perfettamente funzionante, settato normale, perfetto. Andiamo, sto finendo anche le scorte di cibo, dovrei anche andare un po' a caccia. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora ci serve il sawmill, che però lo faremo più avanti, credo. Non è che sia molto difficile. E poi ci servono planter e harvester. Quindi il planter, copper plate, allo stesso modo, perfettamente. Questo vuole un machine block e pistoni, ancora pistoni. Harvester, questo vuole anche un machine block, va bene, vediamo un po'. Bronze, sì, sì, anche un machine block va bene. Allora, il machine block si fa con 8 ferro. Prima si faceva con refined iron. Sì, però non me lo fa. Ah, forse serve la wrench. Porta aperta. No, nemmeno con la wrench. Vediamo se me lo fa vedere subito. Machine box no. Dai. Ok. Oddio. Ah, vabbè, non è che sia così difficile. La rolling ce l'ho. Prendiamo il cavo invece di spostare la rolling. Dove vado? Bene. Aspettiamo che piastra. Vabbè, mentre aspettiamo che cuoce, facciamo la branch della thermal, eccola qui, che il crafting è veramente molto semplificato. Ci serve, allora abbiamo detto 3 iron e un silver, qui non vedo, c'è un po' di silver? No, come non c'è silver? Ma dai, è vero, solo un pezzo non ho trovato. Andiamo a cercare il silver, eccolo, eccolo. Bel mucchio di silver, perfetto. Torniamo su. Ok, sono arrivato. Mi serve di mettere il silver qui. Questo mettiamo dentro. Ho anche trovato due slime ball. Già, ho trovato una piccola slime. Era lì che saltellava. Ok, sta cuocendo il nostro silver. Dai, su. Ah, già raccolto. Perfetto. Scusate ragazzi per la brutta interruzione, ma mi si sono scaricate le cuffie, quindi ho dovuto saltare un bel pezzo. Ovviamente poi a fine video metterò i pezzi in cui ho raccolto la gomma e sono andato a piantare gli alberi e li ho sistemati. Una cosa da notare sono gli alberi, che ho messo a distanza di un quadretto, un blocco l'uno dall'altro, in modo che crescano tutti. Vedete, già cominciano a crescere. E poi ho preparato i machine casing per fare il planter e l'harvester, che andremo a fare nella prossima puntata. Eccoli qua, questi sono i craft che poi rifarò vedere. Oro, electronic circuit, dato la necessità dell'electronic circuit ho dovuto per forza raccogliere la gomma. Infatti già l'ho cotta, eccola qui. Ok, e mi raccomando, se siete interessati a... oh, qui è pieno. Ecco, un'altra cosa che dovrò fare è usare il creosoto per fare energia, perché ovviamente non cuocerà più il carbone finché non farò spazio. Ci sarà necessario anche un altro forno. Questi li mettiamo qui.
Siamo anche a corto di acqua. Direi che un po' d'acqua non guasterebbe qui. Ok, questo lo possiamo anche scollegare perché continua a consumare energia senza motivo. Ok, il pezzo di tubo ce lo teniamo. Ok, direi che per questa puntata è tutto. Mi raccomando, guardate la parte finale se siete interessati a come raccogliere la gomma eccetera, e mi raccomando commentate, pollice in su. Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere. Here.